Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, il Climato Dranuel su YouTube e Luculus Game su Twitch e questo è il nuovo episodio con il Cagliari Calcio, la nostra carriera fantasmagorica che ci vede al primo posto con ben 10 punti di vantaggio sulle seconde, al plurale perché ci stanno Juventus, Napoli, Milan a 44. In questo episodio vedremo Juventus, Atalanta e Sassuolo come partite giocabili e poi vedremo l'Ascoli come partita simulata. Vi ho chiesto se volevate vedere qualche partita simulata e mi avete detto sì con il 60% e passa, quindi simulerò semplicemente quelle che stanno proprio in zona retrocessione. Vedete, l'Ascoli è terz'ultimo, noi abbiamo 54 punti, loro 13, è praticamente un incontro già vinto sulla carta. Ma prima di decidere che tipo di formazione, vediamo come gioca l'Ascoli, almeno in maniera superficiale. A Sardegna Arena, l'Ascoli Picchio si presenta con uno stile tattico palla lunga, quindi non vogliono provare a giocare a pallone, anche se teoricamente due palleggiatori più o meno ce l'avrebbero, perché Tacidis e Piccinocchi sono dei giocatori che sanno comunque gestire un po' il pallone, hanno un minimo di visione di gioco, certo non è eccezionale, ma hanno anche un minimo di fantasia, poi tra l'altro hanno passaggi, hanno tecnica, e quindi sono giocatori che potrebbero in qualche modo gestire il pallone nel breve, anche perché non hanno entrambi elevati valori in cross, però sanno comunque gestire il pallone e palla a terra. Anche Tacidis non corre, 9 in accelerazione, 8 in agilità, 9 in velocità. È un dato che non serve tanto per l'incontrista, però è un valore generale della squadra. Nessuno corre in questa squadra. Se tu utilizzi uno stile tattico palla lunga, devi buttare la palla in avanti per qualcuno che può giocare sul filo del fuorigioco. Ma chi ci gioca? Uomo d'aria, Ardemagni, 10 in accelerazione, 11 in velocità. Voi potreste pensare, magari Eder è cresciuto, potrebbe correre lui. No, 13 in accelerazione, 12 in agilità, 13 in velocità. Allora correrà Padoin? Il mitico Padoin? No, neanche lui, perché giustamente c'ha 36 anni, 10 in accelerazione, 10 in velocità. Come fai a mettere un giocatore sulla fascia che non corre? È una cosa veramente assurda. L'unico reparto che si salva di questa squadra è la linea difensiva, a partire dai terzini che anche loro non sono di spinta. A parte Ghiglione, che comunque può mettere una palla lunga, con lo stile tattico palla lunga ci va a nozze, però contrasti 12, marcatura 12, accelerazione 14, velocità 13, si vede che sono tutti valori utili più per difendere che per attaccare. Idem con Patate per Terzic, che è un giocatore che ancora deve crescere, c'ha 21 anni. La determinazione però non è altissima, solo 13, avrebbe bisogno di un po' di tutoraggio. Però tecnicamente, mentalmente e fisicamente ha diverse lacune, anche lui però può difendere, perché contrasti 13, marcatura 13, quindi è un giocatore che si occuperà soprattutto della fase difensiva. Armini è un giocatore che non avrebbe bisogno di essere recensito, tecnicamente e fisicamente già ci sta, mentalmente mi deve migliorare soprattutto in intuito e in aggressività e anche un po' in freddezza, perché 12 è comunque un valore un po' bassino, ma 19 anni migliorerà sicuramente. Kumbulai l'abbiamo prestato noi, un giocatore che purtroppo non è cresciuto in questa stagione di prestito, 21 presenze, 0 gol, media voto 6,70, un giocatore che mentalmente ci sta già e quindi è un peccato che non abbia sfruttato la stagione, però contrasti un po' troppo bassi, anche l'accelerazione 11 è un po' bassina, soprattutto se lo si vuole utilizzare con le difese alte. Valentini è un giocatore di esperienza. 13 in contrasti, 12 in intuito, 12 in posizione e 11 in massima elevazione sono i punti deboli del signor Nahuel, che sicuramente non si pronuncia così. Altezza solo 1,82 m, è un po' un problema visto che anche la massima elevazione, come abbiamo visto, è un po' bassina. Il portiere fisicamente sta messo molto bene nonostante i suoi 30 anni, però tecnicamente e mentalmente insomma è un giocatore poco più che sufficiente, quindi è una squadra che non ci preoccupa minimamente. Ci metteremo con un 4-4-2 perché hanno una difesa molto ampia, quindi ci vuole un reparto offensivo un po' più pronunciato. Non mi metto in 4-2-3-1 perché non la manovro io la squadra, non so il PC cosa mi farà fare, però se mi facesse perdere male non sarebbe, pensiamoci bene, perché così si riaprirebbe quantomeno il campionato. Cioè, oddio, avremmo comunque 7 punti di vantaggio, però un minimo di suspense per quelle che stanno dietro ci sarebbe. Ci mettiamo così, facciamo un minimo di turnover perché la prossima partita è fondamentale, giocheremo contro la Juventus nei quarti di Coppa Italia. Pronti? Io non ho idea di cosa succederà, ma insomma cliccherò sul pulsantino risultato istantaneo e vedremo cosa ci farà fare il PC. 3, 2, 1, risultato istantaneo! Sì, voglio andare avanti, grazie. Sì, voglio simularla. 2-0 ha vinto il Cagliari con gol di Nathan Nandez e gol di Xadas, espulso persino Paolo Ghiglione, quindi hanno giocato pure in 10 nonostante avessero già dei problemi tecnici. Io direi di andarci a vedere almeno i gol a questo punto, così almeno abbiamo un'idea di quello che è successo in questa partita. Vediamo quindi questi gol. Il primo, Mattiello la passa a Nandez, Nandez la serve a Gurì, Gurì non è capace, quindi dice Nandez prova tu, Nandez prova e fa il gol da lontano, ha fatto vedere a Gurì come si segna. Il secondo gol viene fuori da una rimessa laterale con Rog,
rimessa laterale corta, Rogge che la passa a Haaland, Haaland che la mette al centro e poi in spaccata il mitico Xadas fa il gol del 2-0. Nel nuovo impianto gargantuesco della Juventus, ovvero il Zeber Stadium, sì, mi sono dimenticato di mettere l'Allianz, mi sono sbagliato, ho aggiustato la Juventus come nome ma mi sono scordato di fare la stessa cosa con lo stadio. Rimedierò prossimamente. Sappiamo già come gioca questa squadra, giocheranno col tiki-taka verticale, giocheranno con una distensione appunto verticale della squadra, sfrutteranno di meno le fasce, anche se sulla parte destra c'è Gomes, proprio quell'Andre Gomes del Barcellona, che si allargherà un po' e avanzerà in questa zona qui. A questo punto probabilmente Higuain si abbasserà un po' e si allargherà un po', in maniera tale che Ronaldo potrà rimanere in area di rigore, ma soprattutto potrà avanzare proprio Bruno Fernandes, giocatore fantasmagorico, guardate che valori! Regista avanzato, sbarra, mezzala, gargantuesca. Tecnicamente, mentalmente è un mostro cosmico. Questo si mangia qualsiasi altro giocatore in questa posizione. Non ho mai visto un giocatore così forte a 26 anni con quel bel sorriso. Non l'ho mai visto. Skill, vediamo un po' cosa c'ha. Entra nell'area avversaria, prova spesso il passaggio decisivo, tira dalla distanza, si lamenta con l'arbitro, questo è un malus. Fai 1-2. Chiede il sostegno dei tifosi, questa è un'altra bella skill sottovalutata, attenzione. Quando la partita si fa difficile lui può sfruttare anche il suo carisma, perché questa cosa viene potenziata anche dal carisma. Lui c'ha carisma 17, quindi può chiedere il sostegno dei tifosi. Un po' come fa Dzeko quando applaude un po' sotto la curva per cercare un po' di farla ritornare ad essere rumorosa e chiassosa a favore della Roma. Sulla mediana troviamo anche Rabiot e Bentancur come regista retrato e regista avanzato. A me questa soluzione non mi piace, ve l'ho sempre detto, due registi uno vicino all'altro per me si pestano i piedi, però loro due cercheranno qualche passaggino corto e poi appunto cercheranno di lanciare evidentemente Bruno Fernandes. Io più che vedere i singoli giocatori, perché li abbiamo visti tante volte, giocano sempre allo stesso modo, andrei a vedere il mercato che ha fatto la Juventus un po' per vedere come hanno deciso di muoversi sia a gennaio che in estate. Hanno comprato Bruno Fernandes dallo Sporting per 60 milioni, André Gomes per circa 36, però col bonus arrivano a 44, Ismaili dallo Shakhtar per 14,75, costerà 18,25, Ismaili ve l'ho già fatto vedere l'altra volta, ma guardate che bel giocatore che è, sia da un punto di vista tecnico, con quel 17 in dribbling, sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico. Hanno invece venduto Paolo Dybala 83 milioni, Miralem Pjanic a 63, Alexandro a 62, Bernardeschi a 45, hanno svenduto mezza squadra, persino Douglas Costa a soli 18 milioni? Scusa? Ma lo prendevo io! Ah, c'ha 30 anni, non l'avrei preso io perché era troppo vecchio, però caspiterina, è regalato, valore stimato 42 milioni, è obiettivamente regalato, gran bel colpo della Lazio, la Juventus ha svenduto tutto. Vediamo qualche precedente con la Juventus, andiamo su precedenti qua in basso a destra e abbiamo vinto 1-0 l'anno scorso a gennaio con un modulo vecchio, perché questo era il 4-3-3 dell'anno scorso, poi abbiamo perso 4-1 sempre l'anno scorso, nella scorsa stagione, dove utilizzavamo un 4-5-1, il vecchio 4-5-1 SAF che ci aveva fatto perdere, mentre abbiamo vinto 3-0 quest'anno utilizzando il 4-4-2 a rombo. Quindi come ci mettiamo contro la Juventus? La Juventus è una massiccia presenza nella zona centrale del campo, quindi proprio qui noi metteremo tre centrocampisti per contenerli. Soprattutto sarà importante il lavoro di Tonali, che dovrà non solo difendere ma anche poi lanciare in avanti i nostri giocatori sulle fasce, visto che loro non vogliono sfruttare le fasce. E Kwame e Despotov hanno proprio il compito di giocare tra le linee sulla tre quarti per rompere le linee di difesa della Juventus. Cerchiamo di fare una bella partita e divertiamoci, perché questo è un incontro fondamentale. La Juventus parte con Chiellini al 18esimo, questa è la prima azione, la palla per Silva che la mette al centro per Bruno Fernandes, meno male che Audero è in forma e la butta in calcio d'angolo. Bruno Fernandes si occuperà anche di battere questo corner, palla al centro sul primo palo dove poteva metterci in difficoltà Chiellini, ma riparte il Cagliari con Arons che trasforma la fase da difensiva in offensiva. Ancora Arons, mantiene il pallone, la mette al centro per Kwame, il tiro di Kwame, il gol di Kwame, grandissimo Michael Kwame, mamma mia che ripartenza pazzesca, da subire un gol possibilmente da calcio d'angolo riusciamo addirittura a ripartire. Per questo che io vi dicevo di mettere sempre dei giocatori che possono ripartire sulle fasce sui calci d'angolo, quando vi ho fatto il video su come battere i calci d'angolo non solo in difesa ma anche in attacco. E c'è stato quindi questo fantastico gol, tutto in contropiede di velocità di Kwame. Haaland mantiene lì il pallone, la passa a Rog la passa a Despotov si mette in proprio, entra di rigore Despotov, va al tiro con una mano, Szczęsny riesce a fermarlo, Michael Kwame prova a rimettere la palla al centro ma guadagna solo un calcio d'angolo. Ci abbiamo già tre ammoniti e non sfruttiamo nemmeno i contrasti aggressivi in questo modulo. Dobbiamo stare attenti perché non vorrei che
magari l'arbitro mi facesse qualche brutto scherzo. 60esimo, togliamo gli ammoniti, va fuori Demiral e ci mettiamo Rodrigo Besao. Per il resto, Max Arons lo lascio perché è un giocatore che gioca sulla fascia. Tonali invece mi tocca toglierlo, metto Bradaric perché non posso rischiare, sta in una zona troppo delicata, non posso permettermi un'espulsione per doppia ammonizione. Arons la passa a Bradaric, ancora Arons che la butta davanti per Despotov che potrebbe mettere un cross, la tiene lì, poi mette il cross quando ormai è troppo tardi, allora può ripartire la Juventus con Silva che la butta subito davanti per Ronaldo che nonostante il 13-13 in accelerazione e velocità riesce comunque a metterci in difficoltà, poi una bomba, Maudero riesce ad opporsi. Calcio di punizione per la Juventus con Bonucci che la passa a Bruno Fernandes. Bruno Fernandes allarga benissimo per Emre Can. Emre Can sul lato di destra la mette al centro per Silva che potrebbe tirare da fuori aria, ma viene rimpalato anche questo tentativo. Allora Rog prova a trasformare l'azione difensiva in offensiva per Haaland che in area di rigore, la fucilata di Haaland, il palo di Haaland, l'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro. E rimessa laterale per la Juventus con Emre Can per Gomes che butta avanti questa palla per Bruno Fernandes. Attenzione a Bruno Fernandes in area di rigore, il tiro di Bruno Fernandes, la parata di Odero e poi Arons la tocca quel tanto che basta per farla arrivare fuori area. Poi Ronaldo la mette dentro ancora per Silva da fuori area. Ismaili prova, rimpallo ancora su Bradaric che può ripartire per il Cagliari e poi non si vede più nulla. Ok, manca pochi secondi, finisce qui 1-0, battiamo la Juventus nei quarti con un grandissimo gol di Kwame che in ripartenza da un calcio d'angolo che dovevamo subire siamo riusciti a mettere in difficoltà la vecchia signora, siamo passati in semifinale di Coppa Italia. E la semifinale si gioca già adesso, bella fregatura perché anziché vedere quindi Atalanta e Sassuolo ora dovremmo giocare con Atalanta e Lazio, ma tra il 31 gennaio e il 3 febbraio non c'è tempo per recuperare perché abbiamo solamente l'1 e il 2, due giorni di riposo. Quindi dovremo mettere le riserve con l'Atalanta, a meno che non ci sta qualche squalificato, non ci sono squalificati per la Coppa Italia, dovremo mettere le riserve contro l'Atalanta. Anche l'Atalanta, come l'Ascoli, vuole sfruttare soprattutto i lanci lunghi. Attenzione però, perché il modo di mettersi in campo è completamente diverso. In questo caso i lanci lunghi serviranno a innescare Gomez e Ilicic, che potrebbero mettere in condizione di segnare Muriel. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Sicuramente andremo a mettere la marcatura stretta su Muriel e su Ilicic, dopodiché pressing e contrasti aggressivi su Gomez. Cercheremo poi di bloccare il piede più forte di Aurier e di Janko, perché sono comunque due terzini fortificanti, sì di difesa come andremo a vedere, ma potrebbero comunque mettere delle palle lunghe e scavalcare la linea mediana e metterci in difficoltà. Carrilero e regista arretrato per Carraro e Melegoni. Io in questo caso non li andrò neanche a pressare, neanche contrasti lunghi, perché siccome utilizzano lanci lunghi che li vanno a scavalcare completamente, non ha senso andare a mettere dei uomini in campo qui. Come ci mettiamo? Penso con un 4-3-3 oppure ci potremmo mettere a specchio con un 3-5-2. Prima di decidere però, vediamo un po' questi singoli uomini. Partiamo da Kehr, giocatore che normalmente gioca nel PSG, è stato un colpaccio per quanto riguarda l'Atalanta, però è vero che sta messo bene a livello tecnico e fisico, però a livello mentale non è cresciuto in posizione, quindi vuol dire che non sa leggere benissimo la linea difensiva ed è una cosa grave per un difensore centrale. Dopodiché troviamo Bettella, giocatore di grande futuro, però almeno attualmente è ancora un po' grezzo, c'ha soli 20 anni, c'ha una bella determinazione, crescerà sicuramente, ma deve migliorare in colpi di testa e in marcatura assolutamente perché sono valori troppo bassi. L'ultimo elemento di questa difesa 3 è Jim City, che sta messo benissimo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista mentale e da un punto di vista fisico. È anche alto 1,90, pesa 83 kg, però attenzione, accelerazione solo 11. Quando avete una difesa 3, il giocatore con meno accelerazione e meno velocità va messo al centro, in maniera tale che viene protetto dal difensore di sinistra e dal difensore di destra. Sergio Re come terzino fortificante di destra, sicuramente lui è stato un colpaccio dell'Atalanta, lo hanno pagato solo 9,25 milioni dal Tottenham, giocatore gargantuesco come terzino fortificante di difesa. Accelerazione, resistenza, velocità e movimenti senza palla sono veramente molto alti, c'ha solo 28 anni quindi è nel pieno della maturazione, non crollerà a breve, è un giocatore che ha 15 in contrasti e 13 in marcatura, è da qui che si capisce che è più un terzino fortificante di difesa perché il dribbling è solo 12 ma soprattutto il cross è solo 10, quindi non servirebbe molto come fase di supporto e soprattutto è un po' un problema perché loro volevano utilizzare le palle lunghe ma hanno Aurier che non sa mettere i cross. Sul lato opposto troviamo Janko, che la resistenza per poter fare questi continui movimenti in avanti e dietro tipici del terzino fortificante ce l'avrebbe pure, ma accelerazione e velocità sono un po' bassini. Certo, lui farà il terzino fortificante di difesa, quindi anche se stretti potrebbero anche andare bene. Quello che però è disastroso è il movimento senza palla. Un terzino fortificante non può avere 7 in movimento senza palla. Per il resto, che sia un terzino di difesa lo capiamo dal fatto che ha contrasti 14 e marcatura 13.
Carraro viene messo come carrilero, solo che non può fare questo ruolo perché non ha abbastanza movimenti senza palla. Il carrilero è un po' come centrocampista di quantità, soltanto che il centrocampista di quantità si muove in verticale, box to box, mentre il carrilero si muove un po' più in orizzontale. Melegoni viene messo come regista arretrato, solo che non può fare neanche lui questo ruolo perché la marcatura è veramente troppo bassa. Lui è più un centrocampista di quantità, lo capiamo perché ha un minimo di movimenti senza palla, ha dei sufficienti contrasti, però attenzione, c'ha tecnica, c'ha tiri da lontano e c'ha visione di gioco. Volendo questo, se migliorasse la finalizzazione, potrebbe diventare anche una bella mezzala. Papu Gomez non andrebbe nemmeno recensito, tecnicamente, mentalmente, giocatore molto forte, fisicamente pure, regge benissimo di 32 anni, cosa che invece non fa Ilicic, che mi sta già crollando da un punto di vista di accelerazione e velocità. Però attenzione, lui è ancora più forte del Papu, sia a livello tecnico che a livello mentale, è davvero un fuoriclasse. In avanti troviamo Muriel come centravanti, l'unica pecca che ha questo giocatore francamente sono i colpi di testa, che sono solo a 11, la forza comunque un minimo ce l'ha, la massima elevazione è veramente troppo bassa anche perché l'altezza non è proprio elevatissima, però per il resto giocatore fantastico, ottimi movimenti senza palla, dribbling, finalizzazione, tecnica che vanno a potenziare il dribbling, la finalizzazione, il tiro, quindi è un giocatore che deve essere assolutamente temuto. Confermo il 4-3, voglio soprattutto proteggermi dai lanci lunghi attraverso l'incontrista. Questa è una partita davvero molto difficile, soprattutto perché noi utilizziamo le riserve totali, quindi un turnover completo che io vi raccomando, vi sconsiglio sempre di fare. Noi abbiamo 10 punti di vantaggio, quindi me lo posso permettere, però voi non fatelo mai, perché il turnover completo è veramente pericolosissimo, perché i giocatori non si trovano bene insieme, non giocano bene insieme da tanto tempo e possono riuscire a commettere degli errori veramente grossolani. Andiamo a vedere cosa succederà, magari si riapre il campionato proprio contro l'Atalanta. L'Atalanta ha cambiato qualcosina perché hanno messo Jim City come difensore centrale, mi hanno ascoltato, ma non benissimo, perché poi hanno messo Masiello, che è ancora più lento di Jim City, come difensore di sinistra. 9 in accelerazione, 8 in velocità, 10 in agilità. Questo è un giocatore che al massimo potevano mettere al centro, io non lo metterei neanche titolare perché francamente ormai è troppo vecchio. L'altro cambio riguarda il centrocampo, perché non c'è più Carraro ma Kulusevski. Spero per loro che non l'abbiano messo come carrilero, perché questo non può fare il carrilero, perché non ha contrasti, ha sì senza palla, però lui è chiaramente un regista, lo si capisce perché ha visione di gioco, ha tecnica, passaggi, dribbling e fantasia. Prima azione al 20° con Mattiello che scambia con Pellegri, ancora Mattiello la tiene lì, Pellegri però non è in area di rigore, quindi questa palla buttata al centro è praticamente una palla persa. La recupera facile facile Gollini, che non vi ho fatto vedere ma è un gran bel portiere, sia da un punto di vista tecnico che mentale che fisico, veramente cresciuto molto bene. Bradaric la passa a Palacios, poi Trinzao che potrebbe far ripartire il Cagliari, Trinzao sul lato di sinistra. Lento e ragionato, ma poi sbaglia l'assist e quindi Palacios ancora per Trinzao, in area di rigore, Trinzao, palo e poi Pellegri poteva provare a toccare questa palla, ma purtroppo era in posizione di fuorigioco. La palla per Pellegri che la distribuisce ancora a Mattiello, Mattiello la tiene lì, poi decide di passare a Besao, non riusciamo a trovare gli spiragli, quindi facciamo girare la palla direttamente da dietro, non riusciamo a scardinare la difensiva dell'Atalanta che si difende molto bene. Trinzao ancora la palla per Pellegri che prova un passaggio ma lo sbaglia, allora Bradaric innesca Trinzao che sta messo molto bene oggi ma perde palla appena dico che sta messo bene e la recupera Kerr, passaggio per Muriel illuminante, poi Muriel si beve il numero 16 che era Trostekong e poi va al tiro e meno male che Cragno ancora una volta riesce a parare. Calcio d'angolo per l'Atalanta. Togliamo Trostekong e mettiamoci a questo punto Luis Felipe. Io sto mettendo tutti i titolari, speriamo che almeno un punticino lo riusciamo a portare a casa. Gomez ancora sul calcio d'angolo, Trostekong svetta di testa, poi Muriel da fuori aria, una bordata del giocatore dell'Atalanta. Meno male che la traversa non ha colpito poi la schiena del portiere Cragno, altrimenti sarebbe stato un buffo autogol. Si è fatto male Nandez e io mo come lo sostituisco? Come lo faccio a sostituire? Non ho più sostituzioni, quindi mi tocca tenerlo in campo. Nandez rotto. Allora Muriel pronto sull'out di destra a mettere questa palla al centro, ma Rog riesce comunque a toccarla e poi Melegoni la gira a Carraro. Carraro la tiene lì, la passa poi ancora a Melegoni, ancora lo scambio con Carraro. Melegoni prende la testa di Carraro anziché il giocatore, il compagno sull'out di sinistra. Ma quanti errori, quanti rimpalli. Ancora la palla per Muriel, di rigore, Muriel va al tiro, parata di Cragno, miracolosa. Cragno si è trasformato in Audero. Finisce dunque 0-0, una partita bruttissima, però con 11 riserve fino a un certo punto, perché poi abbiamo giocato addirittura in 10, visto che Nandez si è infortunato ma non aveva un cambio. Ne devo dire che è un punto prezioso tutto sommato, quindi non mi posso lamentare, fuori casa abbiamo pareggiato con l'Atalanta.
All'Olimpico di Roma incontriamo una squadra che non vuole giocare palla a terra, a differenza di quando c'è scritto sulla destra, qui stile tattico tiki-taka verticale, perché è ovvio che la Lazio sfrutterà invece le palle lunghe. Ci sta una spaccatura tra il reparto di difesa e il reparto di attacco, non c'è nessuno sulla linea mediana e hanno un incontrista e un centrocampista difensivo, quindi di sicuro loro lanceranno le palle in avanti e si proteggeranno quando verranno attaccati. Diciamoci la verità però, Milinkovic-Savic come incontrista è davvero uno spreco, è chiaramente una mezzala, ha dei valori gargantueschi dappertutto, non ha un punto debole e sarà davvero difficile avere a che fare con lui. Anche Badel come centrocampista difensivo è sprecato, perché lui chiaramente è un regista arretrato, lo capiamo perché ha visione di gioco, tecnica, passaggi, fantasia, ma perché è un regista arretrato? Perché c'è anche la marcatura e quindi chiaramente è un po' forzata la sua posizione come centrocampista difensivo. Certo, volendo potrebbe anche farlo, perché c'ha comunque i contrasti oltre che la marcatura, però insomma lui è chiaramente un giocatore che deve palleggiare per trarre il meglio dalle sue statistiche. La linea di difesa della Lazio è davvero molto buona, a partire da Achraf Hakimi, che è un terzino fluidificante di supporto / attacco davvero fantasmagorico. Accelerazione, agilità, velocità, movimenti senza palla, tutti valori importantissimi per il terzino fluidificante, ma soprattutto dribbling 14, quindi sa anche saltare l'uomo, e la tecnica forse poteva essere un po' più alta, perché 12 è un po' pochino, però c'ha 22 anni questo macedone e c'ha una determinazione di 14, quindi di sicuro migliorerà anche in questo reparto. Sul lato opposto troviamo Meiling. Sicuramente Birger è un giocatore meno effervescente rispetto a Achraf Hakimi, però da un punto di vista mentale lui ci sta, e da un punto di vista fisico che pecca un po' quell'accelerazione a 13, lui ha già 26 anni quindi non potrà migliorarlo, però da un punto di vista tecnico ha 12 in contrasti, 12 in marcatura e 13 in cross, quindi lui può fare i lanci lunghi ma sa anche proteggere la linea di difesa, quindi lui verrà sicuramente messo come terzino di difesa. Io lo metterei in così, lo metterei così, e soprattutto è un giocatore che la Lazio ha pagato 4 spicci, solo 2,6 milioni dal Rosenborg. Segnatevi questo nome perché a quella cifra è obiettivamente regalato. I due centrali della Lazio sono Acerbi e Lisandro Martinez. Partiamo dall'argentino. È sicuramente un difensore che imposta, lo capiamo perché ha visione di gioco, tecnica, passaggi e controllo palla, comunque elevatissimi per essere un difensore. Io francamente lo farei diventare più un regista arretrato, perché l'altezza di 1,78 è davvero un po' poca per essere un difensore, e soprattutto i contrasti vanno assolutamente migliorati. Certo, a 23 anni, un altro anno per migliorare ce l'ha, però è anche vero che la determinazione non è altissima. Mentalmente e fisicamente comunque nulla da dire, giocatore fantastico. Acerbi, altro difensore centrale, colpi di testa 17, contrasti 17, marcatura 16, vedete che questo è molto più difensore rispetto a Lisandro Martinez, da un punto di vista mentale poi è praticamente un fuoriclasse, veramente. Dal punto di vista fisico quello che pecca è l'accelerazione, solo 10, però lui ha 32 anni quindi non potrà che peggiorare, purtroppo per lui. Sulla tre quarti troviamo Correa, Luis Alberto e Douglas Costa, super acquisto che abbiamo visto in precedenza, che la Lazio ha fatto dalla Juventus. Non so come gli è venuto in mente di venderlo, probabilmente per recuperare un po' dagli ingaggi esosi. Accelerazione, agilità eccezionali, anche la velocità, nonostante abbia 30 anni. Pecca un po' in senza palla, il che vuol dire che magari potrebbe non farsi trovare pronto quando deve essere servito, però se parte palla al piede questo diventa veramente pericolosissimo, perché ha 17 in dribbling, 17 in controllo palla, questo vi salta come se non ci fosse un domani, anche perché vengono potenziati questi valori da quella tecnica a 18. Come regista avanzato, Luis Alberto, giocatore gargantuesco che potrebbe giocare tranquillamente in un top team anche in reality, ma su FM è davvero un mostro cosmico. 20 in fantasia, 19 in visione di gioco, 19 in calci d'angolo, 16 in calci piazzati. Questo può mettere la palla come vuole, è fortissimo da un punto di vista tecnico, mentale, fisicamente è comunque più che sufficiente. Correa può giocare tranquillamente come regista avanzato, ma qui viene messo come attaccante esterno, che può fare perché c'ha accelerazione, agilità, velocità, quindi doti dinamiche, c'ha anche movimenti senza palla fenomenale 17, dribbling 17, tecnica 16, quindi questo è un altro ragazzo che sa saltare l'uomo insieme a Douglas Costa e a Luis Alberto. Siamo davvero nella cacca più assoluta. Come riusciamo a salvarci da questa squadra che tiene persino come attaccante Ciro Immobile? Guardate qua, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, che gli volete di? Vedete, questo rispetto a Muriel è molto più centravanti perché sa anche colpirla di testa ed è un giocatore che sottoporta è letale. Devo dire che sfruttano il 4-2-3-1 spesso, col Bologna, col Genoa e persino con l'Empoli, e sfruttano soprattutto le fasce. L'anno scorso giocavano con la difesa 3, ma quest'anno giocano effettivamente col 4-2-3-1. Noi come ci mettiamo contro la Lazio?
Il modo migliore per affrontare questa Lazio sarebbe il 4-3-3 Pep Luculus, perché con l'incontrista noi abbiamo un giocatore che va a aiutare i due difensori centrali proprio quando ci sono i lanci lunghi a scavalcare la mediana. Però è anche vero che se non li pressiamo alti, siccome ci hanno 4 uomini, rischiamo comunque di subire il gol. E allora ci mettiamo anche noi con il 4-2-3-1, ma un 4-2-3-1 un po' modificato, perché siccome loro sono troppo forti sulle fasce e tecnicamente sono molto più forti di noi, mettiamo i due terzini fortificanti in difesa e mettiamo gli attaccanti esterno solo in supporto, in maniera tale da ripartire sì, giocare sì il pallone, ma senza scoprirci troppo in avanti. Tra l'altro, se vi stavate chiedendo il perché non ci sta Haaland ma ci sta Pellegrini, non è una scelta tecnica, è che Haaland si è rotto, quindi ci abbandonerà non solo per questa partita ma pure per il Barcellona. Che bella fortuna, eh? Parte il Cagliari con Tonali che la gira a Demiral, Demiral per Wagnumann, ancora per Tonali sulla parte centrale, poi sul lato di sinistra Wagnumann prova a invogliare Kwame a giocare palla al piede, Kwame si accentra, poi la passa per Despotov, un po' lunga questa palla però Despotov ci arriva, prova a saltare l'uomo, Despotov in area di rigore, la mette indietro per Tonali, il tiro, il gol di Tonali, grandissima botta come l'anno scorso su FM19, Tonali che mi faceva sempre questi gol, che quest'anno sono stati un po' depotenziati perché si segna un po' più da questa posizione qui, defilata, piuttosto che dalla parte centrale del campo. Comunque, gran dribbling di Despotov, giocatore bulgaro fantastico, e poi la palla a Tonali che dice Luculus, ma vuoi che da là non ti segno? Mica mi chiamo Guri? La Lazio adesso con Achraf Hakimi per Luis Alberto, la tiene lì, prova a saltare l'uomo Luis Alberto, ma sta sempre in quella posizione, e poi la palla arriva da Cascosa che la mette al centro per Correa, e la Lazio subisce, il Cagliari subisce il gol della Lazio, 1-1, Mamma mia, che bella azione di Douglas Costa e Luis Alberto, che sono riusciti a metterci in difficoltà. No, perché è stata una rimessa laterale. Poi dicono che sono io che sfrutto le rimesse laterali lunghe. Guardate un po', Luis Alberto che la passa a Douglas Costa e poi Correa, gran tiro al volo, nulla da dire, gran bel gol, se lo sono meritati questo pareggio. Ancora una rimessa laterale per la Lazio con Achraf Hakimi che la passa a Douglas Costa, ancora Achraf Hakimi su appoggio di Douglas Costa e poi il passaggio lungo, avete visto, per l'Immobile che va al tiro, il gol di Immobile, 2-1 della Lazio. Attenzione, c'è un controllino? Dimmi che c'è un control, grandissimo arbitro, io sapevo che questi sfruttavano il lancio lungo, quale tiki-taka, ma quale tiki-taka, questi sfruttano le palle lunghe come se fosse una squadra di serie B, mamma mia, ma in realtà quest'anno sfruttano un po' tutti questi lanci lunghi, è un po' un problema di questo FM perché se non metti l'incontrista subisci veramente troppo. Sergej Milinkovic-Savic la passa a Radu, ancora Sergej per Milink che stavolta il lancio lungo lo passa per Douglas Costa che non ha di rigore, da solo Douglas Costa e stavolta Audero c'è. Non si può giocare con questi lanci lunghi così. Siamo in balia della Lazio. Siamo in balia della Lazio e se la situazione non migliora dovremo spostarci a Pep Luculus, perché così non possiamo continuare. Il gol lo prenderemo da Douglas Costa, ancora per Luis Alberto. Luis Alberto la tiene lì, poi la passa al centro, ma Xatas riesce a fermare questo tentativo. Allora riparte Rog, è partito Rog sul lato di destra. Rog non viene fermato, potrebbe andare fino in fondo e crossare. Rog è sul limite dell'area di rigore. No. Rog decide di fare un cross sbagliato e la palla finisce in fallo laterale. Calcio d'angolo per il Cagliari con Xatas per Pellegrini, traversone incredibile del Cagliari e poi la Lazio si salva. Ancora una volta Demiral la tiene lì, poi Xatas prova a dribblare l'uomo ma non ce la fa perché Milink fa buona guardia e fa ripartire Correa. La Lazio trasforma una fase difensiva in offensiva, fermato però da Aarons questo tentativo da parte di Correa. Lancio lungo di Strakosha, scavalcare la linea mediana, la palla finisce in avanti per Wagnumann che la gira Xatas che potrebbe innescare uno dei due attaccanti, no, la passa a Despotov ma la passa male, Despotov comunque in area di rigore, potrebbe metterla al centro Despotov, malissimo questo cross, ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa voleva fare? Sapeva nemmeno lui se voleva crossare sta palla, voleva tirare. Punizione per il Cagliari con Ramos che la passa ad Aarons, entrambi ammoniti, bisogna stare attenti, Aarons in avanti, ancora per Pietro Pellegrini, in area di rigore, Pellegrini si mangia un gol praticamente già fatto perché c'è il bug dell'uno contro uno, si è fatto male qua a me, e giustamente gli infortuni in avanti sono troppo pochi, ma io a sto punto ne approfitterei per cambiare modulo e passare al Pep Luculus, visto e considerato che ci sono troppe incursioni con lanci lunghi, mettiamo Tonali come incontrista. Togliamo a questo punto Kwame, mettiamo Xatas e mettiamo Xatas però al posto di Despotov e facciamo fuori Kwame e mettiamo a questo punto un bel... Palacios non ha molto dinamismo, Bradaric è più incontrista, allora a questo punto facciamo così, mettiamo mezzala Tonali e mettiamo Bradaric. Abbiamo due giocatori che sanno lanciare lungo e potrebbero innescare sia Xatas che Despotov. Luis Felipe però mi ha ammonito, quindi io lo tolgo e ci metto Trost e Kong e andiamo avanti così. Ancora la palla in avanti per Wagnumann che la tiene lì, cincischia e poi sbaglia pure il cross. Che da un giocatore si è fatto prendere palla da un giocatore rotto.
Tonali la tiene lì, poi la passa ancora in avanti per Wagnumann, che potrebbe mettere un cross basso stavolta per Despotov. Poi ancora Wagnumann, colpo di testa di Dog e palla corretta da Pietro Pellegrini. Non mi annullare questo gol, ti prego, non me lo annullare. Ho fatto appena una modifica tattica, sono riuscito finalmente a fare questo gol. Meno male che Wagnumann c'è. La passa a Despotov, ancora Wagnumann che la mette al centro per Rob di testa. Guardate lì che bella correzione al volo di Pietro Pellegrini, da un bel gol. Ha fatto solo 4 gol in tutta la stagione, ma sono stati 4 gol determinanti. Grande Pietro Pellegrini, che era sicuramente dietro, quindi non era in posizione di fuorigioco. Adesso però tocca la Lazio, attenzione, e Luis Alberto su punizione segna. No, è sicuro al 100%. Sicuro, da quella posizione lì segna, sicuro, sicuro. E lo sapevo, ma lui c'ha 19-20, 19-18, su punizione per forza faceva gol. Era sicuro, 2-2, questa partita finirà ai supplementari, io me lo sento. Oppure rigori peggio ancora, rivediamo la punizione di Luis Alberto sotto l'incrocio. Che gli vuoi dire? Punizione fantastica, bisogna avere giocatori che sanno battere i calci piazzati, che quest'anno sembrano veramente efficacissimi. Rimessa dall'area di Wagnumann, poi Despotov la tiene lì, ancora Wagnumann, potrebbe mettere un cross, lo sbaglia, Pellegrini, Despotov, prende l'area di rigore Despotov, potrebbe mettere questa palla al centro, perché mi fai questi gesti tecnici inutili, mannaggia a te, ma mettila meglio, precisa e semplice. Douglas Costa può partire per la Lazio e trasforma la fase da difensiva in offensiva da Douglas Costa, ma viene fermato da un grandissimo Tonali. Tonali mezzala, sa pure rientrare, ma cosa volete di più dalla vita? Calcio d'angolo di Luis Alberto, attenzione che le sa battere benissimo, palla a girare, ottima per Acerbi sul secondo palo, però la butta alta, meglio per noi. Avevo completamente, io sono andato avanti pensando che questa fosse una partita secca, invece no, questa è la semifinale di andata, è vero. Quindi finiamo 2-2 e riusciamo a rimanere ancora in gioco per la semifinale di ritorno. Clamoroso errore di Lucullus, che non si era reso conto che era una semifinale e giustamente c'è andata e ritorno. Quando toglieranno questa andata e ritorno in questa coppa ancora non lo so, che è praticamente inutile. Perché non fare una partita secca? Perché aggiungere questa semifinale di andata e ritorno? Questo per dire anche che ho sbagliato. Comunque, io posso concludere qui. Abbiamo fatto una vittoria con l'Ascoli 2-0 tramite simulazione. Poi abbiamo vinto con la Juventus nei quarti di Coppa Italia 1-0. Abbiamo pareggiato 0-0 con l'Atalanta con le riserve in campionato per mettere titolare in Coppa Italia semifinale d'andata e non è servito a granché, perché insomma siamo riusciti solo a pareggiarla, però l'abbiamo pareggiata fuori casa, che vuol dire che i nostri gol valgono doppio. E con questo 10 lode e 8 punti di vantaggio sulla seconda, io vi lascio qui. Vi ricordo che nel prossimo episodio avremo a che fare con la Lazio per vedere se potremo o meno giocarci la finale di Coppa Italia. Non mi resta altro da fare che salutarvi. Buon salvone a tutti e forza Casteddu!